E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del mio spazio vlog. Ma prima di parlare dell'argomento di oggi vi invito ad iscrivervi al canale. Mentre lo fate io vi aspetto qui. Per iscriversi basta cliccare sul tasto iscriviti in basso al video e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità. Vi siete iscritti? Molto bene, allora possiamo cominciare a parlare. Oggi vorrei spendere due parole per la desaturazione selettiva. Per chi ancora non conosce il termine, indicato talvolta anche come desaturazione parziale, ma sicuramente avrà visto qualche fotografia così elaborata, spieghiamo al volo che cos'è. Consiste nel desaturare, cioè decolorare, solo una parte dell'immagine, oppure mantenere colorato solo un elemento dell'immagine. Ma facciamo un esempio visivo, così per essere un po' più chiari. Questa immagine a colori prodotta al volo con l'iPhone è stata desaturata parzialmente, mantenendo un solo colore, il giallo per l'appunto, dell'incarto del rullino 120 Kodak. Tutto chiaro, no? Sì, ma no! Non andrò assolutamente in questo video a mostrarvi come produrre un'immagine con la desaturazione parziale. Non è questo l'intento. L'intento invece è quello di farvi ragionare un po' sugli strumenti di post-produzione, che ricordo non sono nati con il digitale, ma esistevano un po' di decenni fa, anche con la fotografia analogica. Molto spesso sui social, sui forum, parte la diatriba desaturazione parziale sì, desaturazione parziale no. Tutto molto interessante. Però mai o quasi mai in queste discussioni si prende in esame l'aspetto culturale e l'aspetto progettuale di una fotografia. E si finisce così a demonizzare quasi al ridicolo una tecnica di ritocco o di post-produzione. Come per ogni aspetto nell'ambito fotografico, oggi viviamo l'estremizzazione e il massimo della diffusione di tutto. Ed è normale poter osservare migliaia e migliaia di fotografie e di immagini ogni giorno più o meno riuscite, più o meno progettate, più o meno utili. Non voglio tirar per le lunghe questo blog, perché un concetto a fronte di un ragionamento dovrebbe diventare ad un certo punto anche ovvio. Per rendere però questo concetto più chiaro ed incisivo possiamo fare qualche esempio. Demonizzare una tecnica di post-produzione o di ritocco non vi rende assolutamente capaci di leggere una fotografia e valutarne la riuscita o l'utilità. No, non voglio mostrare immagini poco riuscite di altre persone, ma sarà capitato a tutti di vedere la rosellina rossa in mezzo al prato e pieno di altre roselline desaturate. È lì che avrete demonizzato l'intera tecnica. Molto probabilmente l'avrete fatto, e l'avrete fatto per l'incapacità progettuale, culturale e di studio di chi ha realizzato quell'immagine. Tutto questo è altamente sbagliato, ed è altrettanto sbagliato dimostrare ignoranza e mancanza di conoscenza al pari del novello fotografo che ha postato l'immagine della rosellina. La desaturazione parziale, al pari di altre tecniche, ha la sua valenza, ce l'ha nell'ambito progettuale e comunicativo, e può essere realizzata mantenendo dei canoni di stile, delle necessità comunicative e realizzative. Come per ogni aspetto della fotografia, ma non solo di essa, senza alcuna base culturale, senza alcuna cognizione tecnica, senza alcuna necessità comunicativa, un'immagine non si potrà mai elevare a fotografia. E il risultato è che quella desaturazione parziale è svolta al solo fine di dire: guarda che bello il fiore rosso in mezzo a tutto il resto in bianco e nero. E in verità, invece, è solo una cagata pazzesca! E non per colpa della tecnica in sé. Ora il concetto è ovvio, no? Per rafforzarlo, però, ecco delle foto del maestro Giampaolo Barbieri, a dimostrazione delle possibilità realizzative che uno strumento offre e dell'importanza, non smetterò mai di dirlo, di cultura, progettazione e capacità comunicativa. Quindi, ragazzi, vi prego, prima di divulgare immagini, presi dall'euforia di aver imparato minimamente una piccola tecnica di foto ritocco, prendetevi del tempo, molto tempo, per poter utilizzare quello strumento con dei valori culturali, con uno studio progettuale e con tutta la cognizione che si necessita per trasformare un'idea comunicativa in fotografia. Personalmente ci ho messo 4 anni prima di produrre qualcosa con la desaturazione parziale, e produrre in pellicola un lavoro del genere, che di certo non è paragonabile alle foto di Barbieri appena
appena mostrate dimostra comunque che hanno uno studio e una realizzazione che non lede e non porta a demonizzare uno strumento. E a proposito, in ultimo, ragazzi, prima di demonizzare uno strumento, cercate di osservare. Abbiamo Google, Pinterest e compagnia bella apposta e cerchiamo di utilizzarli correttamente. Dicevo, cercate di osservare chi con quello strumento ha creato qualcosa di indimenticabile, proprio come Giampaolo Barbieri. Allora, anche questa puntata del vlog finisce qui. Spero che questo argomento sulla desaturazione parziale vi torni utile. Comunque, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividete. Ah, e iscrivetevi al canale. Per iscriversi basta cliccare sul tasto iscriviti in basso al video. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità. Che altro dire? Ciao e alla prossima puntata!